Ma buonasera, miei piccoli geniacci. Qualcuno si ricorderà di questo video in cui non parlo molto bene di questi auricolari Bluetooth online. Allora, cos'è successo? Praticamente, all'inizio di questa settimana sono stata contattata dai signori cinesi produttori di questi auricolari. E che cosa è successo? Sono stata rimborsata, quindi non sono stata io a chiedere il rimborso perché se l'avessi chiesto avrei anche dovuto pagare delle ulteriori spese di spedizione, quindi oltre al danno anche la beffa, quindi sono stata contattata perché la mia recensione non è piaciuta. Io avevo lasciato 3 stelle con tanto di commento sulle cose che non andavano e le cose che andavano, poche, di questi auricolari. E che cosa mi avevano proposto? Ho un rimborso o l'invio di un altro paio di auricolari, ci mancherebbe, o qualche altro loro prodotto. Però sinceramente io ho guardato le recensioni anche di altri prodotti che avevano messo comunque in vendita e sinceramente recensioni anche lì. Quindi mi sono fatta ridare i soldi. Ma la cosa che mi è piaciuta poco è stato il fatto che loro hanno chiesto, oltre a ridarmi i soldi, di cancellare la recensione o modificarla. Ora, questa è una cosa che sicuramente non fanno soltanto i produttori di questi auricolari, sicuramente altri venditori su Amazon optano per questa alternativa della serie: mi hai lasciato una recensione negativa, come faccio per fartela togliere? Come faccio a far sì che il mio prodotto resti comunque nelle 4-5 stelle? Propongo ovviamente il rimborso o propongo appunto la sostituzione oppure compra, anzi no, ti do qualcos'altro che comunque vendo, anche se costa di più te lo do lo stesso. Ecco, questo è un po' comprare le recensioni. Quindi io cosa ho fatto? Sostanzialmente ho fatto questo. Io ho messo 5 stelle, dalle 3 ho messo 5, ho lasciato la stessa recensione di prima, aggiungendo soltanto che i produttori erano stati comunque gentili a restituirmi i soldi del prodotto. Ma la recensione io l'ho lasciata tale quale. Credo che sia abbastanza scorretto chiedere una cosa di questo tipo perché dovresti cercare di migliorare il tuo prodotto, non di far loccare i commenti di chi ha comprato quello che tu offri. Quindi, ecco, questo per dirvi che dovete stare attenti anche alle recensioni su Amazon, perché anche se l'acquisto è verificato, quindi vuol dire che il prodotto è stato comprato e spedito dal venditore, non è detto che quella recensione sia comunque reale, anzi, poi ci sono anche lì le recensioni farlocche di gente che acquista, ma in realtà magari sono amici, colleghi del produttore e quindi esaltano il prodotto. Quindi volevo parlare di questa mia esperienza riguardo Amazon, riguardo queste cuffiette. Io tra l'altro avevo risposto dicendo ho ricevuto il rimborso, ho modificato la recensione e mi auguro che comunque migliorerete il vostro prodotto piuttosto che chiedere rimozione del commento o la modifica. Poi ripeto, la mia modifica è stata relativa, nel senso che quello che ho scritto è rimasto e ho fatto solo questa aggiunta. Quindi attenzione anche alle recensioni dei prodotti e soprattutto non diamo molto credito a questi YouTuber che sponsorizzano prodotti cinesi che fanno alquanto cagare, in poche parole. Bene, detto questo, io vi saluto e alle prossime cuffiette farlocche!